però attenzione, prova a calciare un po' a vuoto Righetti, prova il Palermo in contropiede che parte con Florina sulla mezza sinistra, controllato in eccesso campo, allora deve stare attento e Florina serve il pallone verso Elia e rosso, bravissimo qua Floriano a rubare il pallone, andarsene in velocità, lo abbiamo detto ancora una volta noi tutto Palermo.net, noi RTA, un grande giocatore, non può che giocare per una squadra come il Palermo, Giovanni. Sicuramente è stata un'azione, è un, il merito è principalmente di Floriano che ha fatto quasi tutto il campo palla a piede, poi è riuscito a dare una palla ad Elia che si è trovata a tu per tu col portiere, il difensore del Perugia non ha potuto fare altro che stenderlo, quindi il rigore nettissimo. Rigore netto con l'espulsione, anche con tante proteste comunque. Ma è netto, eh sì. Sì, assolutamente. Le proteste stanno, hanno poco conto, Michele, comunque. Infatti. C'è poco da protestare, ragazzi, nel senso che quello era un gol di Elia che doveva essere fatto. Sarebbe stato contento anche Filmino, che noi intervistiamo molto spesso, Rosario. Siamo pronti, sì, comunque per questo rigore per il Palermo. Adesso andiamo a vedere subito ovviamente il giocatore espulso per quanto riguarda il Perugia, ce lo indicherà subito Michele, però intanto seguiamo ovviamente questa azione con Matteo Luigi Brunori sul pallone. Lisi è stato espulso, il numero 23, Lisi è stato espulso, il numero 23 al 23esimo sul pallone. Allora pronto Brunori con Ngori che prova ovviamente a distrarre l'attaccante rosanero, attenzione, pronta la rincorsa del giocatore del Palermo, tutto pronto, l'arbitro ovviamente Airoldi fa stare tutti fuori la linea e Brunori guarda proprio negli occhi Ngori per sfidarlo, pronta la rincorsa per Matteo Luigi Brunori, lo scorso anno ben 29 reti con la maglia rosanero, pronto a partire Luigi Brunori, pronto, vediamo, c'è il fischio, parte ora Brunori, gol! Sì, sì! Gol! Matteo Luigi Brunori, Palermo 1 Perugia 0. È bravissimo in questo caso ancora una volta Brunori, andiamo subito da Giovanni e da Michele. Sì, che freddezza sotto porta comunque. Brunori veramente ci sta dimostrando il valore aggiunto di questo Palermo, Rosario. Tu onestamente lo avevi detto fin dall'inizio dello scorso campionato e bisogna dartene atto, hai sempre evidenziato le qualità di questo giocatore quando magari qualcuno inizialmente era un poco scettico. Giocato un vantaggio, devo dire, assolutamente meritato del Palermo che nell'ultimo quarto d'ora aveva veramente dominato a centrocampo e sulla tre quarti. Era mancato il guizzo finale negli ultimi 12-15 metri, adesso è venuto con Floriano che ha dato questa meravigliosa palla a Elia, calcio di rigore e Brunori l'ha messa dentro. Beh Michele, va molto bene questi giocatori in avanti, Brunori, Floriano, Elia stanno facendo davvero grandi cose. È un tris devastante, Rosario. Bello. Un tris che può fare male, può fare male e il Perugia ne può parlare. E poi bravo comunque e Corini a capire le qualità dei tre giocatori. Bravissimo, ma soprattutto intelligentissimo, come anche diceva Giovanni, Floriano che con la coda dell'occhio ha visto Elia tutto solo, avrebbe fatto gol molto probabilmente, sì. Elia. È stato penalty, meglio così, perché qualcun altro magari poteva essere egoista e provare a calciare e provare la conclusione. Invece infatti, lui come sempre, l'abbiamo visto anche negli anni passati, l'esperienza, prova sempre a servire i propri giocatori, interessa la squadra che vince più che i gol. Rosario, voleva evidenziare un altro aspetto di natura tattica, lo schieramento di Floriano centrale dietro la punta. A Torino abbiamo giocato con Soleri che è una prima punta e questo secondo me è stato un errore madonna. Io non dico che con Floriano al posto di Soleri il Palermo poteva qualificarsi, però avrebbe avuto qualche chance in più. Intanto c'è la pausa e ne approfittiamo ovviamente per parlare. Floriano dal punto di vista tecnico è un giocatore che ha una padronanza tale da poter imbeccare la prima punta, allargare sugli esterni. Soleri viceversa è più che altro un ariete, un giocatore che fa sì molto movimento, però fondamentalmente è un giocatore che deve essere utilizzato come prima punta. Quindi devo dire che obiettivamente Di Benedetto a Torino secondo me ha sbagliato a escludere Floriano. Floriano oggi Corini intelligentemente lo ha messo in campo nella posizione giusta e devo dire che sin qui forse è il migliore in campo onestamente. Eh beh, sicuramente Corini giocatore di esperienza, comunque è stato lui, ha giocato fino a tarda età e quindi sicuramente questo lo ha aiutato, sicuramente. Tra l'altro la cosa